Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi torno finalmente col video sui prodotti promossi e bocciati, appuntamento che ho saltato ad agosto perché, essendo stati via per più di 3 settimane, mi ero portata confezioni abbastanza nuove, quindi tutte le cose ammezzate le ho terminate adesso a settembre. Tra l'altro sto girando questo video che mancano ancora 5 giorni alla fine del mese di settembre, ma se aspettavo ancora, cioè già penso che verrà un video lungo perché comunque ho tantissimi prodotti terminati appunto per il motivo prima detto. Il video, come ogni mese, è in collaborazione con Giovanna, il Lugerl 1. Ti mando un bacio grande, adesso sta iniziando una nuova avventura a Milano e non so appunto se riuscirà a girare il video comunque. In ogni caso vi lascio il video, no, il link del canale di Giovanna qua sotto nell'info box, la saluto e penso di partire subito. Ah no, non parto subito, vi volevo dire una cosa che ho pensato nelle ultime settimane. Mi è venuta questa voglia di parlarvi solo dei prodotti beauty e di rimandare le recensioni dei prodotti finiti di make-up a un appuntamento 4 volte l'anno, in base alla fine delle stagioni. L'ho detto un po' abbattuta questa cosa delle stagioni, però per me ha un senso. Pensavo di fare i finiti dell'inverno, gennaio, febbraio e marzo, poi i finiti della primavera, aprile, maggio e giugno, e i finiti dell'estate, luglio, agosto, settembre, poi i finiti dell'autunno, ottobre, novembre e dicembre. Quindi tra poco, insomma, tra una settimana, non so se sto per terminare ancora qualcosina, insomma, adesso vediamo un attimo, vedrete il video sui prodotti terminati di make-up, in modo tale che raccolgo un po' più quantità di prodotti, mi rendo un po' più conto io di cosa sto terminando e faccio un video proprio solo ed esclusivamente dedicato al make-up. Parto subito con i terminati, che se no finiamo domattina. Partiamo dai bagnoschiuma, molto semplicemente, partiamo dalla doccia, perché mi gira così. Allora, Nello ha terminato questo doccia e doccia della Boom Boom, era 450 ml al latte di mandorla, e il problema è che non ci... sto guardando là perché Nello è di là in cucina, il problema è che non ci ricordiamo dove lo abbiamo comprato. Gliel'ho lasciato usare totalmente, solo ed esclusivamente a lui, perché lo adora. Nello proprio... Nello piace tantissimo il latte di mandorla e questo sa proprio di latte di mandorla e sicuramente lo ricomprerò se lo ritrovo. Mentre io ho terminato, che avevo nella borsa di palestra e piscina, il latte doccia crema extra delicata della Petit Marseillais. Appunto, sto cercando ancora di più di utilizzare, adesso che sono in allattamento, detergenti molto delicati. Non vado mai sopra proprio al capezzolo, ma vado intorno a se devo lavare comunque il seno, perché insomma, lo voglio lasciare il più neutro possibile e questo mi è piaciuto tantissimo, è veramente delicato, ha una formulazione molto cremosa e addolcente. Io andavo a mettere l'olio, però le volte che, specie quando faceva molto caldo oppure a volte non avevo tempo perché dovevo scappare a casa, non mettevo proprio niente, quindi, no, quindi non mi tirava la pelle. Poi, sempre per la doccia, passiamo ai capelli. Ho terminato due shampoo. Allora, il primo è stato il mio shampoo dell'estate. Ve ne ho parlato anche in un video sul beauty che mi ero portata appunto in vacanza, diciamo. E questo è il Fructis Puliti e Brillanti Vitamin Fresh. Ed è senza siliconi e senza parabeni. Ha limone purificante e menta rinfrescante per capelli normali, rapidi a ingrassarsi. Secondo me questo è più per capelli normali, appunto, non rapidi a ingrassarsi. Rapidi a ingrassarsi no, perché l'effetto è molto pulente, lavante e rinfrescante lì per lì, però trovo che sia un prodotto che si può tranquillamente utilizzare a ogni lavaggio, anche se a ogni lavaggio, anche se si fanno 3 o 4 lavaggi shampoo a settimana. Mi è piaciuto, penso anche di ricomprarlo questo qua. Mi è piaciuto, poi il prezzo e contenuto si trova al discount, sì, al discount, si trova facilmente, quindi penso di riprenderlo. Poi, per quanto riguarda altro shampoo, che però sto finendo, l'ho messo nel contenitore suo di Biofficina Toscana. È una combo di shampoo concentrato volumizzante ad azione protettiva, volumizzante per capelli mossi, lisci e fini. E sono andata ad abbinarlo all'idrolato di salvia, che praticamente
svolge un'azione tonico-stimolante e rinforzante. E lo consigliano per essere diluito a tutti gli shampoo, per diluire tutti gli shampoo Bio Officina Toscana, in particolar modo quello volumizzante. Quindi ho voluto fare questa combo e a me ha lasciato la cute molto fresca. Sicuramente non ho trovato tutto questo effetto volume da dire wow, però sicuramente un ottimo shampoo bio. Sono 150 ml questo e 100 ml idrolato. Si può utilizzare l'idrolato di salvia, si può utilizzare anche sul viso, dove ha un'azione stimolante e normalizzante per pelli acneiche, seborroiche, stanche e asfittiche, e si lo consigliano di utilizzare diluito. Io l'ho utilizzato solo ed esclusivamente in combo con lo shampoo e sinceramente i capelli rimanevano belli puliti. Facevo due shampoo, uno il primo praticamente non veniva fuori per niente schiuma, al secondo invece era uno shampoo totalmente diverso dal primo e riuscivo insomma ad avere questa bella schiuma sui capelli. Ho trovato buono e probabilmente lo ricomprerò in futuro, però per adesso no, perché ho tanti shampoo. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli, Nello mi ha spaccato il mio pettine di legno, uno dei due pettini di legno, ovviamente mi è andato a spaccare, cioè non l'ha fatto apposta, sembra che ha fatto così, gli è caduto in doccia, è caduto per terra e si è stroncato. Comunque dei due si è rotto quello più nuovo, e questo era di Emanuela Biffoli e sicuramente lo ricomprerò, un pettine in legno. Volevo prendere uno tech ma costano uno stonfo. Poi, sempre per i capelli, ho terminato, scusate per la confezione, comunque la crema corpo all'olio di Argan. Io l'ho utilizzata un po' anche sul corpo e io la adoro, sia questa che quella all'olio di mandorla sono le mie preferite da utilizzare sul corpo, ma anche per fare lo styling. Vabbè, oggi ce li ho lisci i capelli, comunque anche per fare lo styling dei capelli ricci, sia questa all'Argan che quella all'olio di mandorle mi piacciono tantissimo e super promosse. Non mi dilungo, un prodotto bio, economico, che si trova molto agilmente in città. Poi, sempre per capelli finiti, per il corpo, allora, due oli e una crema. Allora, ho terminato la crema corpo alla vaniglia di Natura Equa, sono 200 ml, 6 mesi di scadenza. Con questo prodotto ho avuto un rapporto di amore odio, un po' più odio che amore, perché l'ho utilizzata principalmente mentre ero in gravidanza e l'odore di questo odore di vaniglia mi dava molto fastidio. E Natura Eco è molto attenta ai packaging. Infatti sono tubi in plastica vegetale al 100% derivati dagli scarti di lavorazione della canna da zucchero. Come crema lascia un po' troppa scia bianca, si deve stare un po' troppo a massaggiare. A me piace quando si deve un po' massaggiare perché ne approfitto per farmi un massaggino. Però, per esempio, questo qua lasciava un pochettino di scia bianca, questo qua una pista da sci, un po' troppo laboriosa e l'odore non è proprio dei miei preferiti, quindi è un prodotto che sicuramente non andrò a ricomprare. L'ho finito anche un po' a fatica, devo essere sincera. Poi i due oli, allora uno è della Caloderma ed è all'olio di mandorle per pelle secca e molto secca, erano 300 ml di prodotto, mi è piaciuto tantissimo. Andavo a mettere dopo la doccia sia a pelle molto molto bagnata sia a pelle leggermente inumidita, idratava molto molto bene, l'ho adorato e probabilmente lo ricomprerò quando lo troverò in offerta. Io sono molto amante degli oli. Poi ho terminato l'olio solare al Monoi Chiarè, me ne ho parlato anche su Instagram. Questo qua è della Thea Nature, l'avevo comprato giusto un anno fa. Questo praticamente è un olio di cocco alla profumazione di Monoi. Infatti nell'INCI abbiamo solo ed esclusivamente Cocos Nucifera Oil e il Gardenia Thiaritensis Flower Extract. E sono 100 ml di prodotto, la confezione è stata pensata malissimo perché, essendo olio di cocco, anche adesso quel poco che è rimasto, ma cioè che è sulle pareti, insomma, della boccetta in vetro, tende a rapprendersi, perché comunque sopra una determinata
anzi al di sotto di una te certa temperatura, l'olio di cocco si rapprende. Quindi dovevano fare un'altra tipologia di packaging, sicuramente con un foro più grande. Quindi questo è un olio che io, a parte l'odore che ricorda molto l'estate, però ha proprio va usato nel periodo estivo perché sennò è una rottura di scatole, perché per esempio questo non me lo sarei potuto portare in palestra. Come lo scioglievo? Sì, a casa devi mettere il pentolino, ma specie adesso che c'è anche Mattia comunque piccolino, ho bisogno di cose pratiche. Sì, riesco a lavarmi, riesco a lisciarmi i capelli ogni tanto quando posso, riesco a fare delle cose, ma ho bisogno di essere più rapida possibile. Di certo non ho voglia di mettermi a scaldare i pentolini perché fanno i peccati osceni. Tra l'altro questo ha un costo veramente basso, quindi merita tanto, cioè tipo sui 5 euro mi pare. Poi ho terminato un profumo che è questo qua di Simillac, l'Odyssey Floral. Questa me l'aveva regalato Nello, mi pare un paio di anni fa, per un onomastico insieme a qualcos'altro. Era la confezione da 50 ml, è un profumo abbastanza, non dico di nicchia, però abbastanza costoso. Ed è veramente buono. A Nello non piace particolarmente e a me sì, è piaciuto veramente tanto, perché è molto, sì, è floreale, però non è fastidioso, non puzza di fiori, tipo, non puzza di fiori, è proprio un profumo buono. Dice una carezza floreale, mandarino frizzante, petali di rosa, giglio delicato e legni bianchi. Lo adoro veramente tanto, mi piace tantissimo, mi dispiace tanto che sia terminato ed era il mio profumo estivo perché era floreale, ma sì, floreale, però allo stesso tempo molto fresco e rimaneva tanto e non causava mal di testa, non dava fastidio, veramente un ottimo profumo. Ah, per i capelli mi sono dimenticata che ho terminato anche una confezione del gel d'aloe della Omia e l'ho utilizzato sui capelli, sul corpo, un po' per tutto. Mi piace tantissimo, questo è il mio preferito e sto apprezzando anche quello dei Provenzali, nuovo, che è uscito nuovo dei Provenzali Bio. Poi, ho terminato questo scrub viso, passiamo al viso. Questo scrub viso ai frutti rossi, più che terminato, mi è andato a male perché ho fatto entrare l'acqua in doccia. A parte a 6 mesi di scadenza, io ce l'ho da più di 6 mesi, ma io ho fatto entrare l'acqua e adesso il prodotto praticamente è rancido, marrone. Ho fatto questa enorme cavolata, molto probabilmente se non ci fosse entrata l'acqua non sarebbe successo niente. Questo praticamente è il mio scrub viso preferito in assoluto, mi piange il cuore perché avevo ancora metà confezione e non è che lo tenevo come cimelio, però avevo un occhio di riguardo per questo scrub e probabilmente lo andrò a ricomprare. Adesso sto terminando tante altre cose, però è un prodotto che io amo tantissimo perché a differenza di tanti altri scrub ha una consistenza molto cremosa, come se fosse una crema con all'interno dei granuli, sia piccolini che un po' più grandi, e non sono granuli che graffiano il viso, sono granuli morbidi, tipo arrotondati, non lo so, mi danno questa sensazione personalmente. E è uno scrub veramente ottimo, non fa arrossare la pelle, veramente fantastico. Poi, sempre di Biofficina Toscana, ho altri due prodotti: l'acqua micellare frutti rossi che dice azione polivalente viso e occhi. Per gli occhi non mi va bene perché me li brucia, per il viso va benissimo. Trovo che sia struccante per il 75%, ovvero che strucca sì, però secondo me è buona anche come tonico perché lasciava la pelle molto compatta, bella rinfrescata. Non lo so, mi dava quest'idea più di validità, forse più come tonico. E niente, mi è piaciuta veramente tanto sul viso, di meno sugli occhi. Il prezzo è un po' altino per avere solo 200 ml di prodotto ed è per essere un'acqua micellare e non penso di andarla a ricomprare. Mentre un prodotto che vale tantissimo è la crema emulsione viso preventiva per pelli giovani e delicate. Io ho provato anche l'altra, ce ne sono solo di due tipologie e le creme di Biofficina Toscana sono veramente fantastiche. Il packaging anche è meraviglioso perché
permette di non sprecare il prodotto perché c'è il sifter che man mano sale, 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 sale ad aria compressa e quindi non si spreca assolutamente il prodotto, non si va a seccare. Questa crema è leggera, però molto più leggera rispetto all'altra, che non mi ricordo come si chiamava, comunque sono due. Però va bene per una pelle secca in inverno utilizzata come crema viso, magari in estate una crema secca, una pelle secca o normale magari utilizzata la sera. Per le pelli miste o grasse forse è un po' too much, però si riesce a dosare benissimo e basta prenderne poche, magari andarla a mettere sulle zone che tendono magari a seccarsi un po' di più per la pelle mista, magari sulle guance, ecco. Comunque un prodotto fantastico. Poi, giusto la settimana scorsa ho utilizzato questa maschera viso all'argilla rosa della marca Erboristica. Mi è piaciuta molto, però adesso ne ho utilizzata una di Cartier. Ho fatto solo un utilizzo e forse mi è piaciuta ancora di più. Ultimamente sento il bisogno di purificare la pelle come se mi fosse leggermente più normalizzata. Prima l'avevo molto più secca, adesso mi si è leggermente mistata, forse perché ancora fa caldino. Comunque questa crema, questa maschera è veramente ottima perché comunque non è troppo aggressiva e non si va a seccare sulla pelle, ma rimane abbastanza cremosa. Poi, come struccaggio, e poi passo alle unghie, sulle labbra ho messo il numero 03 degli Enigma Lipstick di Kiko. Comunque il numero 03 è questo colore qua. Che mi piace molto, devo dire mi è piaciuto tanto, non avevo paura mi spengesse un po' il viso, invece non lo so, mi è piaciuto questo qua, niente, approfitto per farvelo vedere. Ho terminato due confezioni di salviette struccanti della Fria che mi erano state omaggiate insieme ad altre salviette per Mattia. Le salviette Fria sono fantastiche, specie quelle da bambino. Queste qua struccanti, un tipo mi è piaciuto e un tipo di meno. Oddio, quali erano adesso? Mi sono confusa. Ok, quelle che mi erano piaciute di più sono questo qua, perché queste hanno il tessuto soft massage e questo tessuto soft massage a me non è piaciuto tantissimo. Quindi dovessi andare a ricomprarle, non ricomprerei queste, ma queste dove c'è scritto appunto tessuto effetto vellutato qua dietro. Quelle effetto night calming, azione preventiva, puro latte detergente in salvietta. E, me le sono portate, non sono tipo da salviette, però me le sono portate in vacanza. Le ho utilizzate magari a volte per struccare solo il viso, per dare una prima passata per fare più veloce. Queste qua mi sono piaciute veramente tantissimissimissimissimo, super super promosse e sicuramente queste qua le ricomprerò. Poi ho terminato i dischetti levatrucco, questi sono Double Face di acqua e sapone che mi piacciono tantissimo, sia i dischetti tondi piccolini che i dischetti tondi grandi. Ho terminato i cotoneve che appunto sono i grandi, 50 pezzi, mi sono piaciuti abbastanza. Ho terminato il solvente per smalto con olio emolliente senza acetone della Today che prendo al penny, costa circa 1,50 euro, ci sono 200 ml di prodotto e col quale mi trovo benissimo perché mi toglie lo smalto velocemente e non mi va a seccare l'unghia. Ho terminato queste salviette Toujours che sbagliai a prendere, infatti queste secondo me per i bambini non vanno assolutamente bene, le ho comprate da Lidl, sono 40 pezzi, sono all'aroma di frutta. Possono andare bene giusto per le manine, ma io le ho utilizzate nella postazione make-up. Trovo che la consistenza proprio della salvietta sia aggressiva. Non lo so, mi sanno di chimico, di aggressivo, boh, non mi sono per niente piaciute, oscene. E queste della IP, che sono invece senza alcol, senza PEG, senza sapone, senza parabeni, sono 56, le avevo comprate in una confezione da 3, sarebbero per bambini, ma ve ne avevo già parlato anche in un altro video, io ho utilizzato due confezioni per Mattia e questa me la sono utilizzata alla fine per me perché
No, forse una Mattia, le due a me. Fatto sta, insomma, che non mi sono piaciute perché sono cioè, per me, per la postazione vanno bene, perché comunque il profumo è buono, sono delicate, però sono troppo sottili e troppo piccoline per il culetto dei bambini. Poi ho terminato questa saponetta di Yves Rocher per lavare i pennelli, comunque una saponetta più o meno vale l'altra, comunque con questa mi ci sono trovata molto bene a lavare i pennelli, se no utilizzo quelle dei provenzali. E ultimo prodotto sono questi fazzoletti Coop, che sono molto carini da tenere anche dove mi trucco perché la confezione è molto carina. E poi sono a tre veli e rispetto a quelli della Sien li trovo migliori appunto per questo motivo, che non si sfaldano in mano e sono veramente ottimi e costano pochissimo. E niente ragazze, questa era la carrellata di tutti i prodotti terminati per quanto riguarda il mese di settembre. E niente ragazzi, mi sa che si è svegliato Mattia, vi mando un bacio grande, ciao e al prossimo video.